Descarta o telefone, né? Aí eu fui. Dois de telefone. Dá, você tirou. Faz telefone. Allora, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Medu. E da dove vieni? Io vengo dal Senegal. Quanti anni? 19. E per quale motivo sei venuto qua in Italia? Io sono venuto con la famiglia, perché c'era il babbo primo, noi l'abbiamo ricevuto. Siete venuti qua per lavoro? Sì. Cioè io ero venuto per studiare, poi ho finito di studio, adesso ho lavorato l'estate e adesso sto cercando lavoro. Sì, sì, sto cercando lavoro. E perché hanno scelto i tuoi genitori di venire proprio in Italia? Quello non lo so. Non lo sai? No, sinceramente no. Va bene. E che aspettative hai verso l'Italia? Cosa ti aspetti dall'Italia? Mi aspetto un'Italia migliore. In cosa vorresti migliorarlo? Sul lavoro. E diciamo, sull'Italia vorresti migliorarlo sul punto lavorativo, oppure perché ti sembra che l'Italia non offre personalità, non offre o possibilità a persone straniere di lavorare, ecco. Cioè, vorresti cambiare l'immigrazione in maniera positiva oppure restare... Sto andando in pappa. Aspetta. Sì, Ugo. Ripartiamo. Da quanto tempo sei in Italia? Io sono qua quasi 4 anni. E ti ricordi com'è stato il tuo primo giorno in Italia e l'ultimo in Senegal? Cioè, l'ultimo giorno in Senegal è stato proprio bello. Perché è stato bello, se vuoi raccontarlo. Sì, perché c'erano tutti i miei amici che sono venuti a vedermi. Salutarli. E poi, cioè, è stato anche triste, però beh. Certo. Ti mancano questi amici? Sì, mi mancano, sì. Infatti a gennaio vorrei andarci. E invece il primo giorno in Italia, quando sei arrivato, la prima cosa che hai pensato? Il primo giorno che ho pensato? Cioè, quando sono venuto qua in Italia, cioè, che paese. Cosa c'è qua? E... eri un po' deluso? Sì, cioè, no, sì, un po' sì. E ora invece com'è? Cioè, perché vedendo dalla TV, diversissimo. Infatti, cioè, sono venuto qua un po' spaesato. Fatti spaesamenti. E questo... ora com'è per te l'Italia? Com'era prima, come il primo giorno, oppure è cambiata? No, adesso è cambiato, cioè adesso è bello perché ho conosciuto gente nuova, cioè persone nuove, ho avuto tanti amici a scuola. E adesso mi sto divertendo un sacco. Stai bene. Ti chiedo una cosa un po' personale. Hai mai subito atti di bullismo, razzismo nei confronti di persone che ti reputavano diverso, ecco? No, bullismo no, perché già io sono cattivo, quindi... Sei cattivo. È lui il bullo, eh? Lui. No, cioè, non faccio il bullo, però, cioè, a scuola... Cioè, infatti, mi faccio rispettare. Va bene. E quindi non hai mai subito atti di razzismo? No, non l'ho mai subito, no. Il razzismo in campo, gioco a calcio, quindi in campo, cioè... normale, però fuori del campo no. E come, anche quando sei in campo, cosa ti passa per la testa quando, cioè, ti offendono? Cosa faresti? Cosa diresti? No, niente, li guardo e poi li sorrido in faccia, cioè, tanto è un gioco di ragazzi, giochiamo a calcio, normale, tanto li faccio male, lui si incazza e mi dice negro di merda. E io, cioè, le chiedo scuse lì e poi me ne vado. È finito. Sì, finito. Poi dopo fuori dal campo rimaniamo amici. Se vuoi stare amici con me, va bene, se no ti fai acculare. Di questa sincerità. Quando sei venuto in Italia, sei venuto con la tua famiglia? Sì, sì, sono venuto con mia sorella e la mamma. E hai lasciato qualche parente in serie? Sì, ho lasciato i miei zii. Ti mancano loro? Sì. Ti senti però? Cioè, li sì, sì, ogni tanto, cioè, li chiamo su Survivor oppure su WhatsApp. Diciamo che hai mantenuto un legame, sì, con sì, loro. Sì, sì, sì. E questo spaesamento dal Senegal all'Italia, come è stato? Ecco, come in generale, come ti ha fatto paura? No, paura no, assolutamente.
però cioè, ho imparato tante cose su questo. Tante cose nuove, ecco. E, c'è qualcosa che ti manca del Senegal? Manca tutto. Tutto, in poche parole, manca tutto. Ti manca gli amici, l'ambiente? Sì, gli amici, l'ambiente, andare al mare ogni giorno. Lì c'è sempre il sole che batte, 24/24. È un freddo boia. Qua fa ogni tanto, non ogni tanto, fa sempre freddo, inverno. E, ecco, quindi diciamo che ora ti trovi bene in Italia. Sì, ora sì, sto bene. E ti faresti la scelta di venire in Italia? O resteresti in Senegal? No, sempre lì, comunque. Sempre lì. Quindi magari il tuo futuro, anziché... Futuro non lo so adesso. Non lo sai, però ipotizzando, resteresti qui oppure torneresti in Senegal, ecco. Cosa ti farebbe più felice, restare qui o il Senegal? No, tornare in Senegal. Tornare in Senegal, sì, perché c'è un legame. Sì, tutto dove c'ho, tutti gli amici, tutti i parenti. Hai lasciato una parte di Zala. Aspetta che ho lapsus. Grazie per quello che ci hai detto e per la tua partecipazione. Ti chiedo un'ultima cosa, se ci puoi fare un saluto in senegalese o dirci qualcosa. Assalamu alaikum. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Jeff.